abbiamo circa 1 chilometro di incidente, tamponamento a catena. L'elicottero di Trento fa la spola avanti e indietro. Tutto a posto? Si scivola tantissimo. Ghiaccio impietoso in Val Sugana, all'altezza di Primolano, frazione di Cismon del Grappa, al confine con il Trentino. Più di 30 mezzi tra auto e camion coinvolti in un maxi tamponamento causato dall'asfalto ricoperto da una lastra gelata che si è creata dopo la pioggia scesa alle prime ore di oggi. Dalle 7 di stamane, elisoccorsi, ambulanze, vigili del fuoco, Croce Rossa, protezione civile al lavoro. 16 feriti, 5 gravi, li trasportati al Santa Chiara di Trento, gli altri portati agli ospedali di Feltre e Borgo. Una quarantina i codici verdi controllati direttamente sul posto. Allestita una tendopoli, un punto di primo soccorso provvisorio per riparare i feriti dal freddo e portare le prime cure. Guarda che casino. Va tutto a posto? Tutto a posto? Perfetto. Fin dove finisce? Fino in fondo? Adesso arrivano. La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per più di 7 ore, ore e ore in cui i soccorritori hanno lavorato incessantemente per mettere in sicurezza le persone, la strada, un disagio enorme lungo una delle arterie più trafficate di collegamento tra Veneto e Trentino.